E questo è il caso di Linda, Ermelinda, per gli amici Linda. Linda. Okay. Un caso di parodontite in stadio intermedio, non avanzato, nelle zone dei settori posteriori sono stati persi dei denti, ha messo degli impianti dentali, ora sta ancora con tutti i denti qua davanti che sono rimasti, che sono i suoi denti, quindi radici naturali limate con sopra delle corone in zirconia, praticamente delle corone che sono state fatte col computer. Qua c'è anche il dottor Miai che ha curato la paziente. Vuoi dire qualcosa di caso, com'è stato? È un caso difficile, ma fino alla fine deve essere tutto bene. Ok. Oggi monti a che ora le corone? Adesso finiamo il video e iniziamo a fissare piano piano i denti. Ok. Difficoltà? Com'è stato il percorso? Di percorso? No, mi sono abbastanza bene. Bravissimo. Mi sono innamorata di lui, che può essere mio nipote. Bravissimo, molto bravo. No, parte le punture, dopo abbastanza sopportabile. Bene, mi sono trovata bene. Trovata bene, tutti preparati. Oggi abbiamo fatto un video diverso dalla solita Barbara D'Urso. Facciamo un video dove parliamo invece più dal punto di vista medico di quello che abbiamo fatto. Questo è un caso che si comporta dal punto di vista biomeccanico in maniera favorevole, perché c'ha degli stop posteriori che sono stati messi, degli stop che reggono poi tutta la bocca nella parte anteriore. Quando un paziente ha la parodontite, quindi perdita di osso, è fondamentale andare a mettere degli stop nella zona posteriore, di modo da non sovraccaricare la parte anteriore con i carichi masticatori, perché quelli, se sovraccaricano, cosa può succedere? Ce lo dice dottor Michele. I denti soffrono quando sono sovraccaricati, quando hanno una pressione di più. Questa pressione non lo deve sistemare per avere una chiusura buona e equilibrata. E quindi, se hanno maggiore pressione o sovraccarico, appunto, c'è il rischio che l'osso negli anni continua a riassorbirsi, anzi accelera poi la parodontite, accelera. È un caso molto complesso perché sono tutte corone in zirconio. Li avete fatte separati a blocchi, unite a due, a tre? Separati, e sono qualche unite a due. Qualcuno unita a due. Dipende da mobilità dei denti, se vengono unite, dipende anche da viti passanti eventuali per gli impianti, quando facciamo corone sugli impianti. Dipende anche se ci sono denti devitalizzati o se ci sono vivi, dipende, è diverso. È un caso misto. Noi solitamente non facciamo i casi misti perché sono molto 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 difficili, problematici. Sono difficili se fatti per il paziente, perché è un po' tanto di lavorare, deve limare i denti che ci sono vivi, tante punture, probe e qualcosa, ma per fare una cosa bella deve soffrire un po'. Di contro, invece, pazienti che hanno perso tutti i denti è più semplice. Sì, certo, si mettono gli impianti e basta. Invece non sono i denti, non sono il problema. Esatto. Ogni devitalizzazione che viene fatta è una puntura, e comunque sono ore in più sulla poltrona che vanno passate. Lavori estetici, ecco, una cosa che tendo a precisare, sono dei lavori, quelli poi ancora più lunghi dei lavori sui denti soli posteriori. In più, se si ha una condizione mista di ricostruttiva ossea, impianti dentali, capsule su impianti dentali, capsule su denti naturali, impianti dentali stabili nell'osso e impianti dentali che hanno perso e radici naturali che hanno perso osso, c'è tutta una somma di fattori di rischio che rendono tutto l'intervento nel complesso un intervento con grado di rischio elevato, rischio cumulato di tutti i singoli interventi che vanno fatti. Un conto è, ricostruire, tutta una mano, prendo e monto la mano artificiale. Un altro conto è andare a restaurare, cioè costruire ex novo è più semplice che andare a restaurare ogni singolo piano, ogni singola stanza, con materiali tutti diversi e si comportano in maniera diversa. Certo. Certo.
Ok, conferma, dottor Miai. Sono d'accordo. D'accordo. Io vi lascio ora per questo live con 5 minuti di esperienza, ecco, del paziente. Quindi entriamo in fase Barbara D'Urso. No, io vi saluto anch'io, vado avanti con gli altri. Fra poco avremo una bellissima persona che ci darà l'intervista, che non sarà la signora Lumasi perché ha da mettere i dentini, che è la cosa più importante, ha detto meno male, è già stufa fin qui di noi. Ok, buona giornata a tutti e ciao. Ciao, gruppo. Ciao.